dopo la fine, il fesso che viene qua in radio da solo e fa il programma qui in studio, io e Alex Farolfi sono sempre io, questi qua in giro a cantare. Sì, sì, certo, si collega. Eccoci, Linus! Vabbè. Linus! Sì! Siamo arrivati, siamo qua! Dove siete? E siamo al ma come? Ci sei anche tu, scusa. Io non siamo in diretta dal Colosseo. No, siamo a come a Sanremo, cioè io sono in radio e voi siete al Colosseo. Mi sembrava che fosse che qui. Vedi, Lione, la macchinetta, quella con le cuffie. Bella tra l'altro, a forma di biga. Esatto, amici a casa che ci ascoltate, non potete immaginare di che tecnologia dispone Ele Media. Sì. Incredibile. C'è una macchinetta dove attacchi dentro le quattro cuffie, sì, i microfoni, sì, e vai in onda. Aspettate, ragazzi, un attimo che devo dire alcuni. Aspetta. Sì. Allora, ragazzi, un attimo di pausa perché devo andare in bagno. A dopo. Ah, io sarei il tuo bagno, quindi. Linus. Cioè, tu con adesso, me fai dopo i tuoi che bisogni. È andata tanto bene l'altra, sì, volta quando eravamo a Rolling Stone. Non lo so se te l'hanno detto, un successo pazzesco. Detto, proprio, certo, per questa innovazione delle lunghissime pause, no? Perché creano questa atmosfera di tensione. Adesso noi stiamo tentando di fare la stessa cosa qui al Teatro Colosseo di Torino. A Torino, a, sì, Torino, la capitale dell'automobile. È molto forte, Linus. Quindi adesso andiamo anche avanti per una mezz'ora. Okay. Facciamo una senza cosa, senza che ritorniamo sul palcoscenico. Andiamo con ordine, verifichiamo chi c'è con voi. Sergione? Sì, eccomi. Cosa è successo? Ho la voce un po' bassa. Porca miseria, però è più interessante. Togli l'effetto. Ho la raucedine, non togli. Posso. Non è la direttura. No. Posso però cantarvi una cosa in falsetto. Vai. Parola di Dio. Wow. Questo è il massimo di falsetto che ho, però. Meglio, ragazzi, fai l'autentica, non fare il falsetto. D'accordo. Faso, ci sei? Eccomi onde, sono qui, sono ai microfoni. Sai che hai la voce un po' strana, un po' impastata, sembra quasi che tu stia mangiando un toast. No, in realtà sto mangiando una piadina. Com'è andata? Sono andato al bar e la barista, molto carina, a Torino per sedurmi mi ha fatto piadina. Non sento invece il chitarrista Cesareo, dov'è? Ha dei problemi con l'uccello. E voi direte che volgarità, nel che senso del pappagallo, nel senso che pappagallo. C'è un cucciolo di casa Cesareo, che è questo pappagallino che sta versando in cattive condizioni, e noi gli diciamo tieni duro pappagallino, a tutti e due, perché lui ci e lui tiene. Risponde speriamo. Riassunto della precedente puntata: cordialmente Don Melanio. Per esempio, Phil Collins è un tipo un po' sui Genesis. Bella. L'archeologo Philippe dell'Alta Tension. Ne hai detta una meravigliosa che aiuto, userò subito. Che ho rivalutato in negativo. Molto bella, bravo Lino. Philippe dell'Alta Tension. Philippe dell'Alta Tension ha scoperto un'antica miniera di diamanti con i resti di 6 minatori nani che probabilmente vi rimasero imprigionati. Sulle pareti della miniera si legge benissimo ancora oggi una scritta misteriosa: è stato cucciolo. Terzo posto, I Can Live, o meglio Without You, di Mariah Carey. Nei suoi diari scrive: seppellire il tesoro, disegnare la relativa mappa è una stronzata. Vabbè, non bella salta mica, però. Ma non salta? Non salta. Allora, il problema di questa sera è la H o niente de, o il cal o gnode, e la fena tu ci de. And can you feel the love tonight? It's where we are. E allora benvenuti a una nuova puntata di Cordialmente Into the Night. Cordialmente Into the Night, la trasmissione radiofonica che è stata rivalutata in negativo dai critici radiofonici di tutta Italia. Quindi svalutata. Quindi sì, però è molto meglio, Linus, dire rivalutata bello. In negativo. Bene. È una cosa che ho sentito dire da un grande intellettuale la settimana scorsa e quindi è un modo di dire che userò per tantissimo tempo. Cari amici, cordialmente Into the Night versione palcoscenico, versione tournée di Elio Le Storitese, una tournée trionfale, una tournée che sta girando per tutta Italia questa sera a Torino. Ecco, giusto teatro per Colosseo. Senti le genti, giusto senti per le sapere genti. Mi sentite? Linus, è difficile perché sì.
I nostri fan sono scatenati. Giusto per sapere a chi gestisce il calendario, vorrei chiedere: tutti sì? i prossimi lunedì sono impegnati? Sono impegnati io tutti, Linus. Ce n'erano alcuni liberi e li abbiamo impegnati apposta perché abbiamo visto proprio, occhio all'Audiradio, che nelle serate in cui siamo impegnati contemporaneamente con il Turino e le Stelle Tese c'è un picco nell'Audiradio. Cioè, tu hai modo di sapere anche questo, grazie. Sì, sì, è bello, siamo informati, Linus. Devi anche considerare che il nostro tentativo è quello di emulare in un certo senso gli Earth, Wind & Fire, ma in un altro modo, perché dal lato terra suoniamo effettivamente a Torino, dal lato wind siamo nell'aria con te in radio, ci manca il lato fire che su cui stiamo lavorando. Beh, però siete a Torino, la città dell'automobile, tra i modelli famosi c'era la famosa Uno Fire. Allora forse ci siamo. Vuoi che in qualche modo non ci si possa ricollegare? Infatti io utilizzerò questa Uno Fire per poi recarmi in tutta fretta a Milano, perché io c'ho scorie poi. Porca miseria. Cosa c'è? Già, è vero. Quindi più o meno a metà di John Holmes, quando la faremo dal vivo, che più o meno nel nostro caso corrisponde ai tre quarti di trasmissione, ho l'Uno Fire guidata tra l'altro da un ospite d'eccezione che stasera anche sul palco, Gianduia. Gianduia Vettorello, quello di Teo Teocoli. No, Gianduia la maschera. La vera maschera, quella lui. Sì, con l'emozione. E mi porta a Milano. Beh, se mi permetto di dirti, no, gli volevo dare una dritta. Quando viaggiate, non diglielo che si offende, tieni l'aria condizionata sul freddo. Se non si sciocca. Allora, tanto per cominciare, come direbbe Paolo Belli, quando viaggiate coccolati. Tanto per cominciare. E secondo, su questa autostrada che è un po' pericolosa, non fare come Lentini quando andava con la Porsche a trovare il ruotino. Col ruotino, insomma. Ah, no, la sapevo questa storia qua. Pettegolezza di ormai 15 anni ma fa. Ma si era aspettassed, no? Si era aspettassed, ma la prima che era arrivata era la moglie di un suo collega, per cui erano nate delle voci, non so se fossero vere poi. Beh, no, dopo tanti anni non è più moglie di quel collega e quindi ed è moglie sua? Non è moglie sua. Non si sa. Comunque, grande successo della versione Elio e le Storie Tese, che conducono la trasmissione e contemporaneamente cantano. Vi volevo fare una domanda, è una domanda alla quale potete rispondere sia in funzione di questa esperienza del 2008 sia in funzione di quell'esperienza del 96. Cosa sto per chiedervi: c'è differenza nel suonare ora, chi diciamo così uscite da una performance prestigiosa come il Festival di Sanremo, o sono sempre i soliti quelli che vengono a trovarvi e hanno lo stesso, cioè non vi pare di trovare magari a un cambiamento nel pubblico, magari del pubblico, nell'atteggiamento del pubblico? Al vostro zoccolo duro si aggiunge qualche zoccola dura, per esempio. Però il classico che puledra c'è, il classico innalzamento dell'età media dei fans, tipo i signori di 70 anni che mentre cammino si bloccano paralizzati. Ma che lì è la le storie tese, no, quello della, ecco, questo effetto c'è, questo c'è. Ecco. Stavo dicendo, altro effetto incredibile che sembra non correlato col dopo festival, con la nostra diciamo performance televisiva di qualità, è che misteriosamente i nostri fan, e anche fan che magari non erano nostri prima, conoscono alla perfezione le canzoni del nuovo album. Questo è un fatto che ci sorprende, perché di solito ci voleva un annetto, no? Invece cantano subito. Chissà. Dici che è collegato con il dopo festival? No, perché non abbiamo mai suonato niente, anche se qualcuno faceva illazione, diceva vedrai che faranno promozione, ma non è stato così. Riguardo alla riconoscibilità per strada, qualche giorno fa mi è successo di prendere un taxi e mentre salivo sul taxi che mi è venuto a prendere sotto casa, uno che passava mi fa: vai grande, forte! E il tassista mi ha detto: con chi ce l'ha? E ho detto: beh, ce l'ha con lei, è un noto ammiratore di tassisti. Non lo conosce. No, veramente? Era un po' dubbioso. Però l'ho convinto. È rimasto dubbio. Vai grande, grande 55. Allora, il tema di questa sera è legato alla città che vi ospita, cioè Torino, città di grandi splendori artistici in questi ultimi anni, ma che rimane comunque la capitale dell'automobile. Certo. E quindi questa sera il meccanismo, la parola chiave è macchina. Oh. Vale anche in inglese automobile. Va bene. Vale tutto. Questi sono i Cars con Who's Gonna Drive You Home Tonight. Who's gonna drive you home tonight? Questi erano i Cars, ricordo appunto le automobili come fil rouge musicale di questa puntata di Cordialmente Into the Night. Sai come li chiamano? Una domanda i per loro voi avversari? Sul vostro privato, i loro avversari, quelli che ce l'hanno su.
gli scars. Li chiamano così per prenderli in giro, ma loro sono bravi. Sono questa, bravi questa battuta loro. L'ha sentita tutti quanti in teatro o è soltanto per noi dal camerino? No, ma qua siamo fuori. Quelli là stanno là aspettandoci perché per loro io sono andato in bagno. Ho capito, ma c'è solo di batteria. Lascia lì lì. Bisogno grossissimo. Più tempo aspettano e più forte applaudono dopo. È una vecchia regola, Linus. Cioè, adesso c'è il solo di batteria, non c'è problema. Ho capito, ma sette abbiamo minuti. Impostato. Ma no, ma sette, ma non si usa più neanche. Ma va, noi abbiamo impostato no, tutto anni 70. No, solo di batteria può durare anche 20 minuti. Bene, solo di batteria presa dall'automobile. Abbiamo messo una batteria d'auto lì e può andare avanti per un'ora. Vi faccio un'altra domanda intima, come l'intimo di Carinzia. Vi rendete conto che voi in fondo, più vi conosco e più ho la certezza, non siete veramente quello non avrei mai coraggio. In fondo non siete veramente rock? Perché? Perché non siamo perché rock? Nessuno di voi c'ha un tatuaggetto. Beh, hai ragione. Nell'unica band quasi fieri. Cioè, no, io ho un tatuaggio che ricopre tutto il mio corpo, solo che è un tatuaggio bianco. Rosa a forma di pelle. E sono completamente ricoperto esatto. di questo tatuaggio qui. Io, poi voi non. Cioè, so. In questa stanza, in questo momento, cioè virtuale, come se voi foste in questa stanza con me, non c'è un tatuaggio, vedi, Alex? È vero. Beh, forse perché siamo di un'altra generazione. Siamo veramente fuori del mondo. Ma guarda, io mi ricordo che da bambino sentivo mio papà che mi diceva, ma non perché fosse discriminante, lui mi diceva i tatuaggi ce li hanno i marinai e i carcerati, non essendo io un marinaio né un carcerato non ho mai avuto voglia di farmi un tatuaggio. Ma era tanti anni fa. Ma sono cresciuto così, Linus, cosa ci posso fare? Posso dirti una cosa? Io avrei un tatuaggio che è fatto così, una scritta con scritto tatuaggio. Io vorrei quello lì. Chi è? Non riesco a capire, chi lo sa? Pronto? Vado un attimo a vedere. Dio mio, ma dopo tanti anni sei sempre un coglione, sei sempre rimasto. Ma non tu, Elino. No, dedicato a un ospite del vecchio disco. Però sì, senti, visto che hai tirato fuori l'argomento, però io voglio vederle tutte le ragazze con i tatuaggetti quando avranno 60 anni. Ma perché anni. Io secondo te no? 60 anni che il tatuaggio diventerà una roba in carta pecorita, tutta grinzosa, schifosa. Sì, sì. Io non voglio vederlo. Bravo. Quando andate ditemelo. Esatto, forse non voglio vederlo. Quelle con quell'angelo bello tatuato sopra il perizoma. Esatto. Che adesso è molto bello. Vedi poi l'angelo cosa gli succede. Ci avrà il bastone e la gotta. Gliele tatuano. L'angelo caduto. Caduto in cielo. Un angelo caduto in volo, no, questo tu ora sei. Poesie ermetiche, quelle fatte recapitare a noi dal nostro poeta alternative Hermes Palinsès. La prima si chiama Radio Controllo nel Caos. Però tipo Remote Control. Remote Control in the Chaos. Sparsi in salotto, il telecomando della TV, il telecomando di Sky, il telecomando del DVD, il telecomando del videoregistratore, il telecomando del Dolby Surround, il telecomando del condizionatore. Voglio un telecomando per trovare i telecomandi. Un problema. Beh, esistono però, eh. Io però ho provato a programmarlo. È una rottura di coglioni ulteriore. Sì. Bravo. Sì. Ci voleva uno che veniva a casa mia a programmarlo. Esatto. Cani. Ehi, Lupacchiotta, ti piace quel Doberman col pelo maculato? Sì, ma non mi fido. Ma ci ha inculato un paio di volte. Non mi fido, tra l'altro, perché bravo. Dolci armonie. Il pasticcere stravagante preparò un panforte a coda. Bella il pianoforte sotto e prima della prossima canzone che parla di automobili, tanto per cambiare. Tarzan, perché costruisci tante capanne sugli alberi adibite all'alloggio di persone? Voglio diventare il re della foresteria. Chi sono questi? I Beatles! I Beatles! Ma vai! Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, yeah. Baby, you can drive my car. I Beatles, da quale album? Da We Are the Beatles. We are the Beatles, my friend. Dall'album Yes, This is the My Car, Please Drive It. Bene, ragazzi, del 60. But
bagno. Ci vediamo tra poco. Ciao. Adesso facciamo fare un solo a Gentleman con la, un'introduzione di piano con lunghissima con il mug anche, cioè perché con tutti i fumi, tutto, cioè è un tutto un fumo. Senti, ma la gente non dice abbiamo niente. Ancora un tre quarti d'ora Linus adesso. Sì, no, il pubblico aspetta. Che concerto è? Ma sai, il disco sta andando forte. Sono quasi le 11:00. A che ora avete cominciato a suonare? Bene. È iniziato presto, innanzitutto, e poi. Allora, innanzitutto il pubblico più lo tratti male è più forte applaude. È come la donna, esatto. Quindi andrebbe chiamato la pubblica. La pubblica, Mi sono accorto assistendo a un paio di spettacoli vostri che tu hai in pugno. Ma non solo nostri, anche, perché... anche in altri campi. No, perché a volte c'è il cantante invece che fa un po' il gigione. Ma non piace. Secondo me, anche qui è bastone e carota. Un po' lì, un po' li devi adulare, di dire come siete carini, come siete eleganti, poi li fai i pezzi famosi all'inizio, così sono contenti. Poi dopo li devi trattare un po' male. Sì. Diciamo, fuori dal letto nessuna pietà. Bravo. Esatto. Questo è il concetto. Dicevi prima giustamente con le puledre, queste belle puledre che vengono ai concerti. È chiaro che poi noi da artisti rock miriamo a leccare il garrese. Bravo. È l'approccio. Che poi il garrese dove sarebbe esattamente? Alla base del collo, giusto? Non lo so, forse l'altezza della coscia. Quando dicono l'altezza di un cavallo e altezza il garrese, si calcola qua dove comincia il collo. Ah sì, va bene, voglio dare i bacini sul collo. Poi dopo vedrai. Posso inserire una nota amara, una nota dolce amara, essendo noi a Torino. A Torino, per quanto si tratti di fatti privati che non devono centrare con l'opinione pubblica, città di Lapo Elkan, già noto per le famose cronache per le disabilità. Per le prudenze, insomma. Con tutto che io quella sera gli ho detto, andiamo via, che si sta facendo un po'. No, al telefono, ma proprio per dire, di quella sera cos'è rimasto? Lorenda Pira. A dire, esatto, tutti a dire, il transpatrizia, eccetera, eccetera, e nessuno più ha parlato dell'efebocinzia. Che era presente. C'era anche l'efebocinzia, come le cronache hanno riportato, poi dopo l'efebocinzia è stato ingiustamente dimenticato. E invece il transpatrizia... è ancora sulla cresta dell'onda. Sì. E infatti io vorrei idealmente dedicare questo concerto e questa trasmissione all'efebocinzia. Posso? Che sì. Magari anche lì in sala voi neanche questa cosa. E io puoi chiedere se c'è l'efebocinzia in sala? Scusa. Aspetta. Ma forse si è visto quando siamo venuti a Soundcheck, oggi mi è sembrato di vederlo. Scusate, sono ancora interrotto, però sono uscito un attimo dal bagno per sapere se in sala c'è l'efebocinzia. C'è? No, non ancora. Magari dagli il tempo di arrivare fin sotto il palco. Linus, comunque ti dico che te lo dico dopo. Perché vuoi andare in pubblicità tu? E tu non vuoi venire con ma me in pubblicità? Quasi quasi vado a suonarlo. È un po' efebolino, diciamo. Sai chi era un efebo anche? Chi era? Efebo Conti. Efebo Conti. Ciao! Abbiamo capita in due. Questa cosa. Chissà chi lo sa. Ciao! Cordialmente! Millennium. 11 novembre 1400, l'imperatore Ottone si ossida. Con Black Cars, canzone famosissima che parlava appunto di automobili nere, in questo caso che fanno molto film misterioso, fanno paura. Gino Vannelli che è sparito praticamente, anche se c'è qualche traccia sua ogni tanto. Sì, lo vedi, lui è sempre costantemente in tour senza basso, si vede che ha litigato con qualche bassista. Perché senza basso? Ma guarda che è un mistero, io non lo so. Beh, si vede che sono antipatici, oppure lo so, ha avuto dei problemi, si è menato con un bassista al semaforo che gli ha dato una bassata in testa, allora ha deciso di niente basso. Un po' come Joe Jackson nell'album Night and Day, peraltro bellissimo disco, zero chitarre dall'inizio alla fine, secondo me si era arrabbiato. Perché non voleva più essere rock lui. Però in quel lì, è vero, ma lì un po' ci sta, perché tu che sei pianista lo sai, alla fine il mondo delle frequenze del piano e delle tastiere è un po' lo stesso alla chitarra, quindi se metti non hai voglia di avere un sound rock con le tastiere ovvi all'assenza della chitarra, ma l'assenza del basso Gino Vannelli è un mistero, perché poi è un genere di musica dove il basso la fa da padrone. Ogni tanto te lo sogni di notte Gino Vannelli? No, me lo sogno quando, ma invece quando fa gli stacchi a mano, cioè lui è un grande coreografo di se stesso, un po' direttore d'orchestra. Sì, no, lui suona
suona tutto, è una roba fantastica. Bene. State ascoltando il Radio DJ, cordialmente Into the Night, in coabitazione fra Milano e Torino. Come va, Elio? No, bene, bene, niente, volevo solo aggiungere un'ultima cosa sull'assenza del basso, che in effetti Gino scopre un po' l'acqua calda, perché il basso non serve a niente. Cioè, il basso fa molta scena, Faso è bravo a muoversi, eccetera, però dopo stringi, beh, ma la ritmica... si sente un po' di pum pum. Abbiamo la batteria. La batteria. Basso, beh, riempie un pochino anche. Ma un riempiamo po' di corpo, già con le altre cose. No, non avete bisogno, volendo. No, no. Ma andiamo quindi avanti. Praticamente andiamo è per amicizia che ti tengono in vita. Esatto, sì, no, esattamente. Poi so delle cose scomode e se mi caccia il velo. Quindi, allora andiamo avanti, la vita va avanti, l'Italia va avanti, ragazzi. Viva l'Italia! Viva! L'Italia che ha scelto di credere ancora. Bravi. In questo sogno. Presidente, siamo con te. Yes. Meno male che Silvio c'è. Valore in onda, novità e iniziative della maggioranza di governo. Come cambierà l'Italia a partire da subito? Oh yeah. Conduce il conduttore più innovativo, il conduttore con più iniziativa, il conduttore che ha la maggioranza assoluta fissa da circa 30 anni di Elemedia, Linus. Eccomi qua, ragazzi. Linone, posso dire una cosa? Vai. Ti giuro, ma te lo giuro, senza ombra di polemica alcuna. Non dubito. Sai a me che cosa ricordano? Non, cioè, non tanto Berlusconi quanto i sostenitori di Berlusconi. Mi ricordano. Allora, attenzione. Paura. No, no, ma una cosa bella, una cosa anche buffa, una cosa lieta. Mi ricordano i compari dei cattivoni nei film, quelli magari di agenti segreti un po' di serie B, per cui c'è il cattivone che ha il suo quartier generale, una specie di spectre nella montagna, certo, dove ci sono quelli con la macchinetta elettrica che vanno in giro, quelli al computer che non si sa che cosa fanno, eccetera, che sono quelli che quando il cattivone fa una battuta che rigorosamente non è una battuta che fa ridere, ma è una battuta che rivendica una posizione preminente, tipo gliela faremo vedere a quelli e capiranno chi sono io e tutti ridono. Allora però alla fine quando si mette male per il cattivone, alla fine il cattivone se scappa con l'elicottero e tutti gli altri restano giù, qualcuno prova a prendersi l'elicottero ma lui gli schiaccia il piede e loro restano a terra. Ecco, a me Berlusconi ricorda il cattivone che alla fine scapperà con l'elicottero. Guarda, Capitano Uncino e la sua ciurma è però così. È vero, perché Silvio fa delle battute che fa ridere solo lui, cioè non mi ha mai fatto ridere una volta, ma vedo che invece tutti quelli che sono lì ridono non capisci forte, quel tipo di umorismo. Per delle battute. Cioè. Allora, novità e iniziative. Per esempio, i giorni saranno di 25 ore. Giunti a un minuto dalla mezzanotte, scatterà un'ora a cuscinetto in cui saranno ancora le 11 di sera. Bello. In questo modo si potrà stare alzati fino a mezzanotte, guadagnandoci un'ora e senza sensi di colpa. Bello. Geniale. Buono, sì, brava maggioranza, già una prima cosa. Trasporti, saranno aboliti gli autobus. Al loro posto ci saranno gli autobus. In tutto e per tutto uguali agli autobus, solo che si chiamano autobi. Stesso discorso per i filobus, rimpiazzati dai filobi. No, filobi. O filobi. Ma non è chiaro se sono scusa Linus, se sono tanti autobi o se è un autobi. No, un autobus, tanti autobi. Ah, vai avanti. Vanno in pensione anche i pullman, rimpiazzati dai pulmi, e sulle strade circoleranno soltanto cami invece degli obsoleti camions che sporcano, inquinano, che sporcano, fanno incidenti. Bravo, bene, bravi. Gli orgasmi a scopo procreativo, guarda qui che lapsus freudiano, scopo, scopo perché tu benefico vuoi, Gli orgasmi a scopo procreativo saranno disciplinati da un regolamento preciso. Giunti all'acme del piacere, l'uomo non potrà utilizzare l'espressione ah sì giungo, retaggio del precedente governo, dovrà invece pronunciare la formula augurale oh sì, popolo la libertà. Esatto. Nel senso che la sta popolando. Io popolo la libertà, prossima avventura, ma anche già presente. Bravissimo. Grazie alle iniziative di governo. Incentivi ai giovani, le donne da 18 anni in su riceveranno buoni gratuiti per il parrucchiere, shampoo, taglio, tinta, se decideranno di adottare il look Schifani, cioè pelato in mezzo con i lati pelosi. Che detta così dice cioè, che brutto. Invece se pensi a una bella ragazza pelata in centro con i anche con un po' di riportino, la messa non ce l'ha più, Schifani. Diventa Schifoni. Secondo me è bello, cioè a me fa sangue. A parte che un po' le ragazze sono abbastanza pelate in centro, i lati pelosi. Bravo. Cioè se uno se le immagina un attimo, non proprio tutta, cioè, la ragazza. A me
A me già fa un po' sangue Schifani. Figurati una ragazza con il look Schifani. I lavoratori a tempo determinato non potranno più essere definiti precari. La nuova denominazione è peccary. Come i guanti. Sì, come, molto come, più elegante. Come i divani, una cosa un po' più. L'onorevole Mara Carfagna farà grandi trumoni a tutti. Questa la togliamo la domenica sera. Ah, sì. Riceveranno un assegno, una tantum di 1.000 euro. Le coppie che decideranno di chiamare il proprio primogenito o primogenita Berlusconi. È ammessa la variante Berlusconi con la Y, sì, per rendere il tutto un po' più civettuolo. Sì, perché togli quella della Carfagna? Bella. Beh, è vero, è un'iniziativa del governo, come se fosse colpa mia. Sì, ma non a tutti. Scusa. Ah, chiudiamo con questa novità: la Costituzione verrà abolita. Al suo posto verrà adottata la rivista Di Più, diretta da Sandro Meyer. Chi è? Vado a vedere. Grazie ancora a tutti voi. Andate e convertite le genti. Pensa, questo guidava il paese 50 anni fa. A bordo di un'Alfa Rossa. A bordo di un'Alfa Rossa. Piccolo anche lui di statura, peraltro. Era meglio. Nuvolari, questo era Lucio Dalla, si parlava appunto di canzoni, il fil rouge questa sera sono le canzoni che parlano appunto di automobili, questa è fra le più belle almeno per quello che riguarda la musica italiana in assoluto. Bentornati a Radio DJ, cordialmente Into the Night, sempre in pausa Elio? No, sono andato là, gli ho fatto un altro pezzo insieme ai ragazzi. Che pezzo avete fatto? Ma gli ho detto una scusa, gli ho detto che dovevo andare un attimo in bagno, e loro che mi scappa. No, no, ma loro stanno lì buoni perché ormai si sono abituati. Ah, sì. Il pubblico poi sai è un po' come un animale anche, no? Cioè se lo abitui, certo, in un certo modo, certo, poi dopo prende quell'abitudine lì e basta, non è che si ribella fuori più. Cinzia oppure niente? No, ancora niente. Ancora non ho visto niente. No, riguardo quello che dicevi che va abituato, ti ricordi i primissimi tempi quando il pubblico non era ancora abituato che faceva la cacca in teatro, noi mettevamo dentro il musetto? Cosa hai fatto qui? Cosa hai fatto? E poi col giornale sul sedere che fa rumore ma non fa troppo male. L'avete già fatta Caratiamo? Ancora no stasera. Adesso c'è Cesario che sta dando fuoco alla chitarra come Jimi Hendrix. Ma sai che per prendere un po' di tempo, vedi, ci sono cose da fare. Se fai un po' di show, la gente perde anche il senso. Allora, posso contare su di voi per 3 o 4 minuti? Dai, volevo far sentire una cosa. Questo è il campione del mondo di velocità nel rap. Sapete che i rapper hanno questa caratteristica, alcuni molto bravi dicono tantissime parole in pochissimo tempo. Quante ne dice questo Ricky Brown? Oggi sta sulle 600, vuole guadagnare il suo record, che 600 sillabe al minuto. Però, sillabe al minuto. Sì, però sono 10 al secondo, Però lui stesso è detentore di un altro record che è nel Guinness dei primati, che è 804 sillabe. Però oggi diciamo fa un po' come quando tra una maratona e l'altra magari non fai 40 km ma ne fai 25-30. Ecco. Ricky Brown, questa è No Clue. Ok, I'm about to do this. I'm coming to rock and I'm taking a rock, I'm breaking them up. When we coming to tag them, I'm taking them up on my side. When they get them, I'm taking them out. When we seeking them, I'm giving them a head and one. I'm looking at radical villain, I'm still in my style. I'm putting them back in line. When I'm making a rhyme, when I'm coming to get them, I'm breaking them up. When it's becoming an enemy, turn incredible, they're competing me. Open the cover, you're not be doubling around. When I'm doubling the store, I'm holding my dollar, my title. I'm making a vital, and then I'm giving them another style. I'm hanging them up. When I'm coming to bottom, me, that'll be doubling the pack. I kind of be stupid to step on the taking the weapon away from rap. When I'm dope, then I'm capping and packing and packing and grabbing a rapper and choke. Stupid comedian rappers, I'm gonna be lyrical enemy. Soon be stepping away, and I'm better, I'm making it better. Then I'm stepping to get them, egging them up. When I'm making them up, when I'm taking them out, when I'm be staking them out of my cattle, getting better and better. Later, when he wanna be stepping to me, when I hit him, catch him back, I'm rhyming on the floor and dropping down. When I kick him, I'm rapping, be compelling, making a scatter. When I'm hitting him, eat him, beat him, and see him, and taking him out. When I come in, the feed him, and popping, and dropping, and coming him off, and I'm opening him, and then I'm a shock, I'm making a prayer. When I'm breaking it down with lyric, I'm making a follow me. I hit with a script, I'm ripping, picking, tripping over all of me. Stepping away, when I'm becoming, giving a kind of credible. Then I'm rapping around, I'm breaking a rapper, making a getaway. When I'm becoming, attacking, I'm hacking, I'm backing him up, and I'm packing, I'm racking him up. When I get him, I got him, I'm checking, I'm regular, making one guy out of my realm. When I come in the jam, and I'm rapping, I'm finna be smacking the ceiling, and trapping the enemy. Then I'm a slam, hit a second, I'm waking him up, kicking, breaking him up. When I'm taking the mic up into my hand, I'm getting him, the record, I'm him, my lyric is making a wonder why many be thinking the set is stuck, and I'm taking the duck, and I'm breaking him up. When I hit him, into rubbery rough. Grande No Clue, al secolo appunto Ricky Brown, questa era una sua piccola esibizione, una piccola dimostrazione di quello che sa fare, di quello che può fare, ma può fare anche di peggio. Ecco, noi avevamo pensato questa sera di organizzare un piccolo faccia a faccia tra No Clue e il nostro amico Mangoni. Ma Mangoni purtroppo questa sera è impegnato, si sta scaldando perché poi deve fare tutta la roba di super giovane. Sì, esatto. Pare lui quando entra in transagonistica, sì, bravo, non c'è verso va di subito in bagno innanzitutto. Però diciamo che No Clue, cioè Ricky Brown, lui lancia il guanto
tanto di sfida che Mangoni ci ha assicurato che raccoglierà settimana prossima e cercherà di dibattere, di sfidarlo con una serie anche lui che abbia di già piccoli preparato... scioglilingue sì. Inglesi. Beh, Mangoni, io ho visto nei suoi appunti c'era questo foglio con un po' di cose tipiche come questa che è Six Sick Slick Slim Sycamore Saplings, oppure A Box of Biscuits A Batch of Mixed Biscuits, oppure A Skunk Set on a Stamp and Thank the Stamp Stank But the Stamp Thank the Skunk Stank. Secondo me andrà fortissimo. Ma come spacca. A me piace molto questa. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Did Peter Piper pick a pack of pickled peppers? If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Traduci. Non ci provo nemmeno. Quindi settimana prossima, quindi no clue, non darti tante arie, vola esatto. Basso fra i loro che Mangoni avrà da cantare. Mamma mia. Scusa lì, non sei parlato di Mangoni sì. In trans Red Lorry, Yellow Lorry. Dicevo, hai parlato di Mangoni in trans, succede a tutti noi artisti di essere avere un momento di trans pre-show nella quale ci certo. Andiamo un po' via con la testa e voglio anticipare adesso, non so se la sorpresa è troppo, ma lo voglio dire, un servizio nuovo di Elemedia che vuole far sentire gli artisti in trance con un suo portale a parte che sarà gestito da Elemedium. Cioè, apposta per le... come si fa ad ascoltare? Intorno a un tavolo con pollici e... esatto, dei pollici che ti fornisce Elemedia speciali, elettronici, e mettendoli tutti in collegamento si entra in trance. E io che pensavo che per andare in trance ci volesse un portale gestito da Patrizia o in subordine da No, no, per andare in trans basta il biglietto. Ah. Il biglietto del trans. Sì, come diceva Nicola Rigliano. E si può prendere anche sì, in sì, trans. Sì, basta quello. Lì lo so, ma salgono degli spiriti a controllarlo. O degli spiritosi come noi. Qui la macchina non è una macchina qualunque, è una Corvette Bow del 57, piccola e rossa. Proprio come Prince. Uno dei primissimi successi dedicato appunto non a una macchina in senso lato ma a una macchina in senso assoluto, preciso la Corvette, Little Lei. Red Corvette, quella rossa con il bianco all'interno di quella scanalatura sulle portiere. Beh, bella, bella. E questo era Prince, bella. Cari amici di Radio Ehi. DJ, vai Linus. Grazie amico. Bello, mi piace. Siamo in collegamento con il Teatro Colosseo di Torino, dove i gladiatori stanno combattendo in questo momento e voi siete i gladiatori in qualche modo. Abbiamo il pubblico sulle belve. Durante il pezzo di Prince abbiamo fatto Karateamo sì. Che sì. Più o meno dura uguale Ci sono ecco Karateamo la cambiate ogni volta o più o meno un assetto stabile? Beh, nella città dell'auto diventa Karateamo. Bravo. Vedi? Ehi. Senti Lino, ci chiedono molti come mai non hai deciso di venire anche tu stasera qua, perché nell'economia del Colosseo sì. Un vecchio leone ci stava alla grande. Ci stava alla grande. Per fare per anche paura perché di fare era la fine più facile da affrontare perché sai. Ma io avevo insomma... paura di fare la fine del vecchio leone anche perché non so se avete presente le armi che usavano i gladiatori, non è che erano armi qualunque. Sì. No, ma questo era pensa contro uno... gente del pubblico disarmata. Pensa che vita, tu sei lì e arriva uno ti butta una rete addosso. Pazzesco. E poi con un forcone ti dici. Sì. Oppure con una palla di ferro. Con la palla di ferro. Le spacca tutto, è una roba incredibile. La wrecking ball. Bene, torniamo tra poco e prima però un piccolo omaggio alla città che vi ospita, un modello che ha reso di successo appunto l'azienda torinese per eccellenza. Cosa sarà? Vai. Storie tese dedicano questa canzone alla Fiat 500. Alla Fiat 500. Cordialmente! Buon millennio. Il torero. Donne e tori. Gioie e dolori. Automobili, questo era Chasing Cars, successo di un anno fa circa di questo gruppo americano che si chiama Snow Patrol, questo Snow è Radio Patrol! DJ. Yeah. La pattuglia della neve. Bravissimo, dire. La polizia invernale. Polizia credo sia. Avete visto che c'è Catch Me Lua in giro? Però. Catch Me Lua!
giuro, che ho visto. Faso, c'è che ci bellino. Oh, non lo so, ho visto i manifestare. Io giuro, ho visto i manifesti e non ho letto Ketty Melua, ho letto Ketty Melua. Nel pensiero. Che tra l'altro Ketty Melua sulle foto sembra anche piuttosto Peytons. Questo mi fa venire in mente, Linus, un'esperienza di qualche giorno fa insieme con l'amico Rocco Tanica di Illustre Tese. Siamo andati ospiti alla trasmissione Tyrell, Total Request Live, no? Piazza del Duomo, Milano. E praticamente io sono arrivato prima di Rocco Tanica e sono entrato nel camerino, però quel giorno c'erano vari ospiti, fra cui Daffy. Sì. E quando è uscita che Daffy. È, che è Gaffi o no? Daffy, ecco, dalla foto sembra Gaffi, no? Quando è uscita, per qualche attimo ho pensato di aver incrociato la parrucchiera. Poi dopo, quando ho sentito che alle mie spalle c'era un po' di trambusto, ho detto, ma allora forse quella era Daffy, forse. Non è Gaffi. Ma scusa, Daffy ha lavorato molto bene quelli del Photoshop. Del Photoshop. Io sì, Daffy lo vedo tutte le mattine quando faccio la colazione io e il mio piccolino. No, quello è Goofy. Non mi è mai sembrato. No, Daffy. Daffy non Daffy mi è mai sembrato una figa, scusate. Cioè, non ho mai neanche pensato nero un papero. Dico, va bene che al giorno d'oggi ti piace di tutto. Però allora, vi congratulo per la vostra capacità di portare l'argomento verso l'argomento che sta per arrivare, visto che stiamo per parlare di proverbi erotici lombardi. Radio DJ è orgogliosa di presentare una produzione by Cordialmente in collaborazione con Elemedia, con la partecipazione del gruppo Espresso e l'alto patrocinio dell'ufficio per i patrocini del Ministero Italiano della Politica. In esclusiva per Cordialmente stagione 2007-2008 in prima visione radio la rubrica Lombardi, letti e commentati da Linus. In studio Linus. E il proverbio erotico lombardo di oggi è il seguente. Premetto che mi chiamo pur sempre Pasquale di Molfetta, quindi dovessi non pronunciarlo in maniera corretta, perdonatemi. B, qui c'è erotismo, ma c'è anche tanta saggezza. Sì, è vero, anche un po' di amarezza. E anche intanto. un po' di amarezza. Allora, speciale uomini Brianzoli, la famosa o bergamaschi, amarezza di Saronno, che parlando di l'homme a des ans le unschet, a vint'anni le un paul, a trent'anni le un leu, a quaranta le un bestiu, a 50 le un volpù, a 60 le un capù, a 70 le un scetù e a 80 le un del balù. È bella, eh? Qui è Brianza Prealpe Treviglio, delle vicinanze preistoria, vicino alla Bergamasca. L'uomo a 10 anni è un ragazzo. Ok. Un scetto, come dicono da quelle parti. La scetta è la ragazza. La scetta è la ragazza. Eh sì. A 20 anni è un pavone, un palù. Vent'anni già, perché è un po' vero. Sì. A 30 anni è un leone. È un leone. È un leone, capito? A 40 è un bestione. È un bestione. A 50 è un vulpun. Qua c'è un piccolo errore, perché è un vec leone. Oppure un vulpun. Un vulpun. Grazie. A 60 è un capone. È un capù. La 2 per capone si intende al capone, un piccolo capo. Sì, no, però il capone non è mica appunto. È un volatile deprivato della sua mascolinità. In quel senso. A 70 anni è un scetun, cioè è un ragazzone. Un ragazzone. E a 80 anni è nel pallone, l'en del balù. Quindi dopo tanti proverbi che magari danno un po' addosso alla figura femminile, come quello lì, che questo è un po' autocritico. Rame, cuoio e donne a non batterli diventano cattivi, adesso finalmente anche un po' di contropartita. E come dargli torto comunque. Cioè, dove ci posizioniamo qui, amici? Tra bestioni e volponi? Ma io sono nel periodo bestiù. A 40 è un bestiù, sono un bestiù. Io sono nel vulpun, ma tendente al capù. Ma non sei nel vulpun. Sei tendente a. Sei tra bestiù. Io sono vulpun tendente a capun, anche se non ho quell'età lì. Cosa devo fare? Perché c'è l'età anagrafica e quella che uno mi si sente così. Avete ascoltato? Avete ascoltato proverbi erotici lombardi letti e commentati da Linus, un'esclusiva by Cordialmente. Arrivederci alla prossima puntata.
Yes, anni 80 in pieno, questo era Gary Newman. Per non confondere con, che ne so, Paul Newman, no, o Randy Newman, di cui però tra pochi istanti metteremo una canzone. Randy Newman, grande autore di canzoni da film, per esempio il tema del film Toy Story, cantato da Riccardo Cocciante, in realtà era di Randy Newman. Tra l'altro Randy Newman, no, ma correggetemi se dico una baggianata, è autore anche di quel bellissimo, di quello bellissimo brano che si chiama Alleluia, cantato da dal Jeff Buckley. No, ho sbagliato, non è di Randy Newman, no, è di un altro che ora non mi ricordo. Vabbè, ma finito, poi te lo dico, non ho detto giuro niente, allora. No, mi sembra dai, Randy Newman, allora. Lasciamolo ancora due giorni. Randy Newman. Allora va ora in onda Che Storia Channel, ovvero se te lo sei perso vaffancuore, anzi vaffancubo, anzi ma vaffa eppure vaffangiro. Adesso però te lo ripetiamo, ma se non stai attento, non sei più nostro amico. Bravo, cantagliele. Peraltro notizie che ci vengono fornite su una pergamena stampata con un inchiostro simpatico, talmente simpatico che è azzurro, certo, sì, come i capelli di vostra nonna. Allora, forse non tutti sanno che le bambole erano già diffuse nell'antica Roma e ce n'erano di diversi tipi, per esempio Achille Action Man, Barbie Cleopatra e il Big Bruto con un tasto sulla schiena che faceva sferrare una coltellata. Bello, ci così. Mi ricordo che quando ero piccolo mia sorella aveva una bambola che dormiva sempre, e che era Barbie Turico. Era una... Nell'antica Roma comunque era Barbus Barbie, Della... Ah, beh, certo, sì, è della seconda, sì. Infatti. Nel 76 la Mattel mise in commercio un Big Jim che quando gli schiacciavi la schiena diceva aia che male, aia. Big Jim pazzesco. Questo lo voglio. Col mal di schiena. Ma solo quando gliela schiacciavi. Lasciali stare. I ricercatori dell'Università di Palma de Mallorca sostengono che il materiale naturale migliore in assoluto è la palma di Mallorca. E sono in polemica con gli studiosi dell'Università dello Utah che preferiscono invece un altro materiale ancora di un che non hanno ancora precisato, però. Però dicono di averne un sacco. È stato rinvenuto un dipinto del Masaccio dove era raffigurato Dante all'ingresso dell'inferno con un pass olareas. Ha attaccato al portapass. Sì, sì, si vede, no? Si vede uno strano, sì, pass. Il portapass c'è scritto olareas. Perché se hai tipo il pass friends oppure foto, lo tipo non puoi andare nel giro. Bravo. Tipo dei lussuriosi. No, lì non puoi andare, infatti, non c'hai dei limiti. Per evocare i lari, gli spiriti dei parenti defunti, protettori della casa, gli antichi romani intonavano un canto sacro, un po' blues. Lari, 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 oh, diri, diri, diri. Lari, 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 I fabbri medievali erano di fatto gli antichi meccanici, riparavano i carri da trasporto, aggiustavano le ruote e avevano appeso in officina un calendario con delle damigelle nude dipinte. C'era un giro di dipinti tutti nudi che andava solo in quel mondo lì. La notte della caduta di Troia il filosofo Gasteropodis vide in sogno un vecchio maestro che gli cantava oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh, oh. Ma siccome non gli piaceva il pezzo, non gli diede molta importanza, invece avrebbe fatto bene. Era una premonizione incredibile. Sì, sì, sì. Poi era un vecchio saggio, molto vecchio. Ma scherzo. Direi quasi un vecchioni. Allora, vi ho promesso una canzone scritta da Randy Newman, questo grande paroliere e autore di canzoni. E in questo caso è la canzone che ha vinto l'Oscar 2 anni fa o 3 anni fa come miglior canzone dal film. Il film è un film che a casa tua gira molto di frequente, di credo. E si chiama Cars e la canzone si intitola Our Time, Our Town. Però non canta Randy, l'amico Randy, ma canta il vostro ex amico James Taylor. No, ex, ma cosa è? Che è ripartito nel frattempo. Senza neanche lasciare un biglietto per voi. No, l'ha lasciato. Vai, James. Quindi alla fine un bigliettino ve l'ha lasciato. Sì, cari sì, amici, sì. Suoniamo la stessa sera in due posti diversi. Il vecchio Giacomo. Era così, no, l'unico discorso. Sì, però. Era l'unico discorso, però noi suonavamo in due luoghi diversi e a me è capitato il privilegio che ogni tanto mi tocca, ogni 2 o 3 anni quando viene in Italia, cioè che mi squilla il telefono e come nel miglior Forrest Gump è lui. Hi, this is James. Che è una delle cose più belle della certo, mia esistenza. Tra l'altro dice, how is Elio la storia tese? Che poi quando parla italiano
italiano, lì viene la voce, la piccolina. Voce piccolina. E comunque ha avuto il privilegio di uscire a pranzo perché lui voleva il vil ossobuco, ha detto. A lunedì prossimo, grazie. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte, buonanotte, Nino. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte, Nino. Buonanotte, questa notte è. Ciao, 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 ciao. Oh, ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Oh, ciao, 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 ciao. Bravo, bravo, bravo. Ciao, 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 arrivederci, ciao.